troviamo insieme a un giovane campione, abbiamo il tuo nome, Dennis Foggia, che fa parte della federazione dei talenti motociclisti. Ecco, raccontaci un po' questa passione, come nasce? Ma è da quando ero bambino, quando avevo 4 anni e sono salito per la prima volta su una mini moto e poi da lì è andata a crescere, ho coltivato questa mia passione e sono arrivato fino a oggi, fino a 14 con la 250, sperando di arrivare sempre più avanti. Certo, non è facile stare in una nazione di talenti azzurri, come ti sei distinto? Ma per me è una passione. Sì, è una passione, quindi se sei bravo, diciamo, ti mettono in questa nella federazione e poi questa qui, diciamo, è una conseguenza di fare. Bellissima cosa, parlavo poc'anzi con tuo padre che ti ha detto che lui ha sempre avuto comunque amore per le moto, un po' ti ha suggerito, diciamo, questa passione? Ma lui correva non a livello amatoriale con le motocross, quindi diciamo mi ha dato una spinta, ma non mi costringe mai a correre, sono sempre io che dico andiamoci a allenare. Ciò si invertono ormai i ruoli, il figlio che fa il padre che fa il figlio in questo caso. Ma è così. Questo è importante, poi ricordiamo che oggi ci troviamo qui a Mondo Fitness dove sei un testimonial contro la violenza delle donne, perciò è un evento importante. Importantissimo. Ecco, perché le donne vanno rispettate e ovviamente non ci devono essere violenze, soprattutto con le donne e per niente in generale, perciò è bello che uno faccia uno sport. E tu che consiglio vuoi dare? Alle donne? Alle donne. Ma e agli uomini che non facciano del male, ecco, visto alle donne, che ci troviamo. Vabbè, ma vanno rispettati, diciamo, sono sempre esseri umani, quindi quanto sei pronto? Devono avere un rispetto. Ecco, perciò ascoltate questo consiglio da un giovanissimo campione, io ti faccio i migliori auguri e in bocca al lupo e comunque, come si dice, il buongiorno si vede al mattino e già da tante cose si intravedono tante belle cose. Grazie ancora. Ciao, grazie.